La grande bellezza, the great beauty! Well, thank you. Thank you to the Hollywood Foreign Press. Thank you to my friends Nicola, Umberto, Tony, Viola, Daria, Davide, Luca. And thank you to my wife Daniela and my children Anna and Carlo. And thank you to Italy. That's a crazy country, but beautiful. Thank you very much. Di Sorrentino, e con questo Golden Globe come miglior film straniero, La grande bellezza, l'aveva predetto da tanto e tanto. Mario Dinolfi, buongiorno. Buongiorno, se voleva scrivere meglio sto discorso. Mamma mia, that's a crazy down. Mamma mia, schifezza, che in effetti, cosa? Però, that's a crazy down. Mannaggia, e dai. A crazy land. Speriamo che per gli Oscar funzioni meglio. Magari vince più di uno, se la deve cavare. Comunque, grande orgoglio italiano, anche romano, diciamoci la verità, c'è un film sulla nostra città, quindi insomma non ne usciamo benissimo, detto francamente, ne esce bene la città, che è sempre bellissima, poi diciamo la fauna romana non esce benissimo, però il dato che è interessante è sicuramente che insomma siamo tornati a essere caput mundi cinematografica, perché è sicuro che avremmo peccato, diciamo così, l'attenzione degli americani. And the Golden Globe goes to... Risentiamo? Stiamo risentendo? La grande bellezza, the great beauty! La grande... Oddio, ok. Uno che era pane e cioccolata, il gol del Nino Manfredi quando si sfoga per il gol. Jimmy è il fenomeno, fantastico. Allora, abbiamo da celebrare, senza dubbio. Ma che cosa significa vincere il Golden Globe in funzione degli Oscar? È tanta roba? È importante. Intanto perché ci dà la certezza di avere grande bellezza in nomination, perché noi ancora non l'abbiamo questa certezza. Ah, ok. Il 16... cioè fra oggi che è 13, non mi ricordo. Oggi è 13. Quindi giovedì noi anche in trasmissione, credo venerdì quando avremo Lino Damiani, dipende a che ora fanno la shortlist, avremo le nomination agli Oscar. Nelle nomination attualmente ci sono una shortlist di 9 film per la grande, per la categoria film straniero, in cui c'è La grande bellezza. Diciamo che dopo aver vinto il Golden Globe possiamo ragionevolmente dire che saremo sicuramente in nomination per gli Oscar che si assegnano il 2 marzo. E quant'è short questa lista? Da 9 a 5? A 5. La cosa però è più importante ancora, secondo me, è che Grande Bellezza è in nomination, è in shortlist anche per miglior regia assoluta e miglior film assoluto, cioè che è una cosa incredibile per gli Stati Uniti. Lo ripeto sempre, noi abbiamo la precedente La vita è bella. La vita è bella è un film che ha toccato, commosso gli americani. Noi andammo in shortlist e poi dopo al premio anche come miglior attore, nel caso di Roberto Benigni, che vinse appunto la statuetta sia come miglior film straniero che come miglior attore, che è insomma, incredibile in America vincere così. Ma addirittura avere Paolo Sorrentino miglior regista, tu capisci, lì ci saranno registi di proporzioni enormi, insomma. Sì. Ha vinto solamente Bernardo Bertolucci finora, con L'ultimo imperatore, la miglior regia assoluta. Caro miglior regista italiano. Peraltro, che era, come ricordate, L'ultimo imperatore, una mega produzione mondiale, perché L'ultimo imperatore, ambientato in Cina, una città proibita, insomma, una cosa proprio straordinaria, tant'è che vinse addirittura 9 Oscar quel film, vabbè, ma quello non potevamo definirlo un film italiano, perché non era un film italiano. Era un film di un regista italiano, però una cosa diversa. Sì. Mentre invece questo è proprio un film italiano, produzione italiana, ambientazione italiana, attori italiani, musica, tutta roba nostrana, insomma. Che una cosa del genere riesca ad arrivare addirittura in nomination come miglior regia, miglior film non credo, però miglior regia potrebbe arrivarci facilmente, perché devo dire che i movimenti di macchina da presa di Sorrentino in questo film sono straordinari, cioè c'è una sapienza nell'utilizzo proprio dei movimenti di macchina che è incredibile. Ma insomma possiamo sperarci, non dico di vincere, ma di andare in nomination, sì, è una cosa che sarebbe straordinaria. Nessun regista italiano dai tempi di Fellini e De Sica, insomma, per capirci, vince l'Oscar da miglior film, da miglior regista. Scuote la testa la regia, sta facendo impazzire, non so cosa vorrebbe comunicarti Mirko Monogoro in questo momento, ma qualcosa, c'è il regista, solo Bertolucci, punto! Sì, solo Bertolucci, italiano. Miglior film, credo che noi vincemmo come miglior film in assoluto,
credo con Ladri di biciclette e No, sta perdendo la testa Mario, quindi sei dall'altra parte. Date un microfono miglior film straniero. Oddio, sì. Dicevo miglior film straniero, sì. Non abbiamo mai vinto miglior film. No, no, continua a dire no, Mario ti ha detto di no, perché sennò qua finisce male. Dopo verificherò, poi domani facciamo la sfida durante Cinefonari Rossi, Ordina l'Edition. Parliamo di calcio, ripartiamo dalla tua Juventus. Parliamo della Roma allora. Una grande bellezza questa Roma, Mario, meravigliosa, ma che cuore, quanti abbracci, che anima, proprio questo volevi dire, giusto? Sì, una cosa del genere. La Juve che mi lascia i punti solo a Firenze, e quella partita incredibile, è vero. E a San Siro con l'Inter, in un girone intero, mette i brividi. Sì, peraltro con l'Inter era la seconda o terza giornata, cioè proprio la terza. Sembravamo singhiozzanti, poi perdemmo quella partita di Firenze molto molto particolare. E poi basta. Quanto è bello nella vita, prendi uno schiaffo e dici, vabbè, ho preso sto schiaffo, adesso mi rimetto in piedi, no? È una cosa vero, molto, certo. Molto da uomini, insomma. No, 52 punti, campione d'inverno, supera i suoi record, undicesima vittoria di fila, potrebbe andare per il terzo scudetto nella modernità, tutto molto bene. No, la risposta di questi ragazzi è straordinaria, anche la partita ieri non è stata, secondo me, perfetta, anzi, piena di sbavature, una grandissima parata di Buffon sull'1-1, potevamo andare di nuovo sotto, insomma, la Juve che va in svantaggio, insomma, tante cose che fanno capire che magari adesso arriverà pure una battuta d'arresto. Tra l'altro il gennaio juventino non è mai un gennaio scoppiettante, insomma, arrivi dopo tutta una corsa, per cui è probabile ci sia anche una frenata. Devo dire, è un bel campionato, perché comunque le performance di Roma e Napoli sono straordinarie, in tempi ordinari sarebbero performance da scudetto, insomma, quindi comunque dimostriamo una qualche qualità lì in testa. Certo, dopo che vedi Berardi fare 4 gol al Milan, dici mamma mia, il resto è diventata le milanesi sono diventate una tragedia, sì. Insomma, l'impatto sulla qualità complessiva del campionato secondo me è grave, perché io ho visto giocare il Napoli, non mi convince come squadra, neanche a me. La Roma fa molto bene, passa delle amnesie, bisogna ragionare se sarà il campionato della Roma, sarà il campionato della prima parte 30 punti o il campionato delle ultime 9 partite 14 punti, e qui bisogna vedere la Roma che tipo di performance metterà nello score del secondo girone, insomma. Secondo me c'è una cesura, cioè al di là della bella partita di ieri, ma il Genoa proprio è palpabile, diciamo così. Comunque 14 punti in 9 partite sono pochi, secondo me, quindi bisogna stare attenti anche a cosa succede dietro, perché la Fiorentina gira, certo la botta di Pepito Rossi è grave, perché se non comprano un attaccante questi tutti giocano lì davanti con Ilicic, cioè non... Purtroppo adesso anche per Gomez... Gomez si allunga, secondo me vanno sul mercato adesso, proprio domani, cioè... Non credo ci siano, e tra l'altro devi trovarne uno da mettere davanti. La Juve può dare una mano, forse per certi versi, perché c'è da mettere sicuramente Quagliarella fuori, perché non puoi continuare a trattarlo così. E c'è lo stesso Giovinco, che a mio avviso, nonostante ieri sia entrato per lo scampo di partita, non credo sia contento, anche perché si gioca ai mondiali, quindi insomma, forse già si parla di Anderson mondiali. Dalla United, oggi sul Corriere dello Sport è scritto, è fatto che però non è una punta, però è non centrocampista. No, infatti serve proprio una punta centrale, per gli schemi di Montella serve un terminale offensivo vero, insomma, per cui... dovresti fare l'operazione Borriello, secondo me lo prendi in prestito, un Borriello, un Matri dal Milan, piuttosto che con Quagliarella della Juventus, uno di questi tre. Beh, secondo me Quagliarella ha una qualità enorme, cioè, rispetto agli altri due. Borriello non mi ha mai convinto, nonostante mi abbia regalato uno scudetto, un gol che, per cui non smetterò mai di ringraziarlo, nonostante io considerassi un problema per la Juve più che una risorsa quando venne in prestito. E Matri non lo so che gli è successo, ma inguardabile questa. Come fai a comprarti Matri oggi? Cioè, no, Quagliarella lo potresti prendere, sarebbe buono, perché è anche complementare con Gomez. Quagliarella è proprio forte, cioè è un grandissimo attaccante che ha avuto la sfortuna da avere davanti la Juve, che finalmente trova la Coppa Buandi, cosa succedeva, cioè si riprovava, anzi non succedeva mai. Adesso con i due gol anche piazzati al Llorente non lo spuoi più, perché Tevez non lo puoi toccare, perché oggettivamente rimane pure ieri una prestazione opaca, ma comunque
inamovibile. Beh, ieri fondamentale ancora, anzi direi che sul primo gol fa il movimento che poi... No, cioè, lo vedi sempre, ma non lo vedi come l'hai visto di solito, anche perché non gli puoi chiedere sempre una partita, cioè, scintillante. Però volevo dire, anche con la doppietta Llorente non lo tocchi, insomma, perché è chiaro che uno che abbiamo pure ritrovato il miglior Lichtsteiner ieri, gol e due assist. Ma quanto odioso, mio Dio, guarda. No, ma a prescindere, è proprio un personaggio terribile. No, sì, quello sì, quello sì. C'era Moyes ieri in tribuna, al... Guardava il ma io mi sono un po' vergognata, scusate, perdonate, io mi sono un po' vergognata a vedere Moyes seduto in quello stadio, che è una roba, ragazzi. Mezza curva disponibile, 5.000 tifosi, ma come si fa? Lo dici, guarda, che io ho giocato a Sant'Elia, io ho giocato a poker? No, a pallone. Quando ero giovane, grande tavolo verde di gioco. Quando ero giovane e magro, giocai una mitica rappresentativa giornalisti italiani. E c'era però il vecchio Sant'Elia. Il vecchio Sant'Elia, sì. È abbastanza impressionante. Era il signor stadio. Il vecchio Sant'Elia, cioè, giustamente l'hanno buttato giù. Abbastanza impressionante. Era subito dopo i mondiali del 90. Per cui, insomma, fu una bellissima esperienza, tanto l'unica mia esperienza calcistica in uno stadio vero, e provocai un calcio di rigore, ovviamente mi piazzarono in difesa, bam, proprio bastonato l'attaccante, bastonato l'attaccante in aria, secondo me non c'era, francamente, però insomma, mi diedero rigore contro, purtroppo succede anche questo. Un super Berardi che affonda il Milan, a questo punto che ti aspetti? Decisioni in giornata da parte di Bibi e di AG? Mi sembra tanto di... fatevi dare atto a Marotta, che un altro non so come ha fatto a capirlo, ma ha preso un gioiello che già adesso, insomma. Beh, dai atto pure a Flavietto, però, che va, te l'aveva detto, quest'estate di prendere pure al Fantacalcio a uno. No, tu mi hai detto Centurioni, io ancora, ancora te odio per Centurioni, non ha mai sfiorato neanche la panchina. Sì, poi Gasperini, che vabbè, se dovrebbe mettere d'accordo da solo, ha detto è incedibile, non gioca ma è incedibile. Ora al Catania, non gioca neanche un minuto, niente proprio. Proprio una congiura. Comunque, l'ho dovuto cedere per prendere Montolivo, che ieri almeno ha segnato e mi ha risolto la partita. E, diciamo di Berardi, Berardi affonda il Milan, affonda Allegri, non lo so, insomma, questo per come conosco io un po' Berlusconi, Berlusconi non mette mai il carico nel momento della difficoltà. Però è se Bibi dice queste quelle cose non arrivano direttamente, perché ieri ho sentito, ieri eravamo sia io che Vale sulla Domenica Sportiva, c'era Zazzaroni convinto del fatto che quando parla Berlusconi, quando parla Barbara Berlusconi, vuol dire che le cose arrivano dalla proprietà. Quindi che, insomma, se parla Barbara Berlusconi è come se parlasse Silvio. La Ferrari aspettava nella notte chissà quale notizie, insomma. Io penso abbiano dormito a un certo punto. Ma poi chi è l'allenatore? Subito Seedorf? Cioè, no, si parla di Inzaghi, perché Seedorf subito non potrebbe comunque non può arrivare. Venire, no. Poi Inzaghi fa due mesi e poi lo ributti giù. Va. Boh, insomma, infatti non so. Non mi sembra molto Sonetti. Logico. A questo punto la stagione la chiudi così. Nedo, in Europa... scaldati. No, dice qualcosa. Sonetti? Notizia? No, dico, immaginavo. Sai quando si parla, che no? Che apposta, così subito. Prendiamo Olivieri, e ti esatto. Milan, insomma, presidente il brio. Del allenatore. Il brio e l'entusiasmo, proprio. Sì, sì. E pure comunista, per cui mi piacerà molto. No, allora sì. Olivieri è comunista, per cui... Oppure Max. No, non lo so, secondo me, se conosco un po' lo stile Berlusconi, Berlusconi non lo butta giù Allegri. Non oggi, almeno, ecco, non oggi. Non può aspettare una partita come questa, che non è che dice molto di più, molto di diverso rispetto a quello che è stato il Milan nelle 18 partite precedenti. Cioè non, certo, ne hai presi 4 a Sassuolo, però ne hai fatti 3, avevi condotto la partita. Non so, lì scattano delle amnesie. Certo, la difesa non so proprio come giustificarla, perché Berardi ha fatto gol pazzeschi, ma pazzeschi in termini proprio... Cioè, i difensori l'hanno mai chiuso, mai contrato, mai gli hanno fatto riprendere due volte la palla, ogni volta tirava e riprendeva la palla. Bella freccia è stato però, l'ha detto che... Una bella freccia, ma dico, ma almeno in due azioni c'è un recupero palla... No, il 2, il secondo è il 2. Il pareggio è, francamente, insomma, guarda che lui perde palla e poi in mezzo a due difensori la riprende, tira, Biati proprio aveva pensato che già fosse finita. Non esiste. Quindi però secondo te no, interpretando... Controvento su questo. Allegri ormai è destinato a chiudere la stagione giocandosi l'Europa, dove non andrà avanti, perché l'Europa... Quando io penso che quel Milan che ha perso a Sassuolo, te rendi conto? Deve giocarsi con l'Atletico Madrid, che poi non sarebbe neanche la prima scelta spagnola, no? Però
ricordi quando c'è stato il sorteggio, meno male, speriamo che prendiamo l'Atletico Madrid, bam, adesso vediamo. A parte che quel meno male l'ha detto uno sprovveduto, proprio uno che non osserva nulla, perché l'Atletico Madrid sta andando non bene di più, a parte questo. Sì, no, si pensava però... che poi andasse benissimo, poi ci fosse la pressione, poi abbiamo visto ieri anche con Barcellona, insomma, a giocare un'ottima partita, impattando, insomma, non ho visto il Real che ha fatto, ha vinto poi 1-0 in casa dell'Espagnol con gol di Pepe. Quindi al 55esimo, sì. Ma meno 3, molto bene, insomma, l'ho fatto saltare tutta un'ottavina di scommesse. Cosa? Ho dato vincente. Chi avevi dato vincente? Tutto, avevo preso tutto praticamente. No, chi è che ti ha fatto saltare? Il Milan, che ha votato vincente. Ah, il mio, beh. Sì, penso che sarà successo a molti. Insomma, solo Milan era 2 fisso anche per noi. Per sì, tutti. Per, dai, cioè, obiettivamente. Era pazzesco. Poi dopo, quando vai 2-0, dici, vabbè, ho cambiato canale, capito? Ho girato la 2-2. Sì, sì. Pazzesco. Sinceramente pazzesco. E neanche Onda è servito. Però mi è piaciuto, Onda. Devo dire, Onda non mi è dispiaciuto. Onda, peraltro, va detto che gli ha detto anche sfiga. Quando ci sono quei periodi che, ecco, non lo so, per esempio la Juventus in questo momento, va detto, Mario, va tutto abbastanza bene, cioè trovi il portiere che si piegano le mani, mentre il Milan sul 4-3 c'è l'azione finale, palo di Onda, e poi cross dall'altra parte con Pazzini, traversa linea, cioè non si passa proprio quando la sfiga lì, dice in quell'azione lì è incredibile come possa mangiarsi il gol Balotelli. Sì. Perché se tu vedi poi dopo il colpo di Pazzini ha tutto il corpo all'indietro e deve fare una super acrobazia per prenderla. Ma Balotelli lì davanti a un metro e mezzo dalla porta, ma come sparisce? Deve fare gol. Sì, deve fare, cioè, devi buttarla dentro. Però ci sono proprio questi episodi che ti dicono: guarda, cioè, aspetta un attimo, rifletti, respira, perché c'è da aspettare. Insomma, non è il tuo turno. Ha detto che Onda non la tocca mette sul palo interno, questo è vero. Però Montolivo, diranno di un po' a casaccio in fila l'angolino, insomma, per cui non gli aveva detto malissimo per giocarsi per gli ultimi 10 minuti. Dici c'era stata insomma, prima, ecco, sì, proprio è un po' di fortuna, cioè un po' di fortuna, quel tiro di Montolivo non può arrivare fino all'angolino, 30 metri diagonale, per cui insomma passa proprio tutto liscio, insomma mi è diciamo così, mi ha sorpreso in positivo alcuni elementi. Onda secondo me ha giocato molto bene, Montolivo quando è entrato ha dato una bella scossa secondo me al reparto centrale, Pazzini mi è sembrato in salute, Balotelli non era il peggior Balotelli di sempre, però tutta questa roba non è poca, io questo continuo a dire, a me non sembra che Milan possa essere qualificato come una squadra da 22 punti, cioè una cosa che non sta nel cielo in terra, è un campionato. È come la Roma agli altri anni, che fai, avevi tanta la Milamela, gli Osvaldo, ovviamente sempre Francesco Totti, e Pjanic che giocava sempre, una grande qualità, però se in difesa ne prendi 3-4 a botta, i punti poi quelli sono, c'è niente da fare, butti tutto, ma butti punti, butti gol, butti ieri il gol di Balotelli, butti il tiro di Montolivo che magari appunto se sei la Juventus ti vale 3 punti perché i gol non li prendi, se sei il Milan ne prendi altri 3 vai a casa con 0 punti, insomma bisogna anche poi saper capitalizzare gli episodi. Però 22 sono proprio pochi, è peggiore della peggiore Roma, capito? Che noi stiamo dicendo. Che paragone? Che tu vuol dire che anche se cioè, no, la Roma Zeman, come si chiamava quell'altro? Non lo dire. Andrezzoli, no, quell'altro, come si chiamava? Luis Enrique. Non che c'ha tutti i limiti, ma non chiuda a 22. No, non chiudo. Cioè 22 punti vuol dire chiudi il campionato a 44 punti, cioè a 3 punti dalla zona salvezza, dai. Non può esistere perché il Milan perché non è di quel livello là. Si butteranno sulle coppe, quindi Coppa Italia per arrivare all'Europa League e poi la Champions per racimolare qualche soldino e insomma la Champions si chiude là, cioè non grosse possibilità che si chiuda là. L'Atletico Madrid è proprio forte, ragazzi. Sì. Ovviamente poi non potrei utilizzare Onda che la Champions l'ha già giocata col CSKA, quindi anche lì. Ah, ha giocato con CSKA? Sì. Ah, vedi, sì. Questo non lo sapevo, quindi non c'è neanche Onda. No, neanche Onda. Il numero 10 te lo tieni, te lo stoppi, come si dice, insomma, ecco. Vabbè. Berardi la nazionale? Te lo porteresti al mondiale 19 ma anni sì, e a quel punto avrebbe sesto attaccante, quasi 20. Ma dai, tu. Giovane. Lo metti come sesto attaccante, giovane, non te rompe scatole nelle gerarchie di spogliatoio, anche se io devo capire adesso, noi con chi giocheremo all'attacco questo mondiale, perché questa cosa... Castano non si può portare, Vito Rossi si è rotto e al mondiale non ce lo porti perché se non fai una cretinata sentimentale perché devi portare Rossi al mondiale, francamente. Dipende come si rimette, se si rimette. Ma non si rimette, si rimetterà fra 4 mesi, vuol dire che arriva a maggio e a maggio
tu avrai un giocatore che non hai rodato, che il campionato neanche lo vede, perché a maggio è finito il campionato quest'anno. Sì. E che fai? Te lo porti a fare la preparazione a Corsciano e poi boom in Brasile subito secco? No, no. Ci porti Florenzi, ti fa una rovesciata, hai fatto, e calla. Io dico, sul reparto offensivo l'Italia ha un serio problema. Sì. Insomma, Cerci non può non giocare. Se arriva Cerci, così. Vabbè, con tutto affetto, però vabbè, ma tu vuoi andare a vincere il mondiale con Cerci? Sì, perché no? Beh, l'abbiamo visto con Fabio Grosso, no, Balotelli sicuro. Due stagioni e mai più sentito, quindi non è Penso che stanno Balotelli, preferisco portarmi Berardi e provare. Ma Berardi come no? Io farei un Cerci Berardi sostituito da Berardi. Balotelli con una prima punta che può essere, non lo so, destro, immagino, magari un vice, se non c'è Rossi, e poi a destra quello che di equilibrio, che può essere un Candreva piuttosto che un Florenzi, piuttosto che soprattutto Florenzi, piuttosto sì. Che al limite dopo, forse molto dopo Candreva, maledetto. Sì, però insomma, questi qui immagino un attacco di questo genere, ecco, belle frega, perché devi allargare, insomma, si gioca oppure un 4-3-1-2 con un trequartista, anche se non immagino chi possa essere Cassano. Perché non possiamo Cassano, Cassano non è proprio un trequartista. Cassano non, a parte non Cassano fa mai. Beh, Cassano è un esterno, una seconda punta in tre e poco. Beh, fa panchina pure a Parma, il Parma vola senza Cassano, ne fa tre a Beh, a Livorno e però è un problema, è un problema, che secondo me ci manca fantasia in quella squadra, cioè abbiamo un deficit di fantasia, considerando che Pirlo arriva a giocarsi questo mondiale, l'ennesimo mondiale della sua carriera, ma da 36 anni è abbondante, insomma. Cioè Berardi in Germania nella nazionale tedesca faceva il titolare domani, Marco Reus, Mario Götze, questi giovani talenti che a 19-20 erano dentro. Neanche ci pensavo. Quindi, cioè, voglio dire, certo, no, perché va testato ancora nel giro di ritorno sto Berardi, la tenuta di questo Berardi, perché tutto sommato ha fatto 7 gol in 2 partite, no? E poi ha fatto 7 gol, tra questa e Genova. Una tripletta, sì. Per carità, possono essere due momenti di grazia alla Icardi, ricordo Icardi la tripletta. Sì, ma non è chiamato a fare 20 gol a campionati Berardi, non è un attaccante prima punta, è un esterno, uno che corre, dà qualità, ha fatto un sacco di assist anche. Uno Iaquinta, dici, del Mondiale 2006. No, Iaquinta mi pare veramente sei severo proprio, cioè, sei veramente severo. Cioè? Beh, se Iaquinta è parliamo della categoria dei senza piedi, parliamo del talento di un giocatore che non lo so. È campione del mondo. Ho capito che vuol dire. Sì, pure dai. Vabbè, che l'altro giorno ho incontrato Tommasi e Perrotta, ho pensato mamma mia, questi sono campioni del mondo. Vabbè, Perrotta Tommasi no. Tommasi se fatti no, Perrotta impazzito si è Mirko, meritato. Impazzito Mirko, sta scherzando. Perrotta campione del mondo, Perrotta è campione del mondo e ha giocato e se lo merita, è un gran professionista, cortesemente. No, non c'era dai 23. No, Tommasi non ci stava, non esageriamo, soltanto cuore, però Mi direi che Zaccardo è campione del mondo, ci ha fatto pure un autogol, scusami se poi voglio fare un esempio negativo. Zaccardo. Perdonatemi, ma che c'era anche Simone Barone con lì. Ma c'era anche Simone Barone è campione del mondo. E stai a fare esempio per Rotta, campione in confronto a questo Barone è campione del mondo. No, hai capito? Simone Barone. Oh, ma quanti senza piedi c'erano a Bologna-Lazio, invece? Visto che però ma poi Azio era senza cuore, non era senza piedi. Infatti, Klose si mangia quel gol. Infatti, vedi, c'è il mio migliore amico che mi scrive: Iaquinta un senza piedi, sei stato fin troppo buono. Infatti, cioè, nel senso, tratta male Iaquinta così. Per me, Iaquinta è proprio la mestizia, capito? Sì. Il volto mesto del calcio, sì. Cioè quella smorfia. No. Perrotta enorme, assolutamente. Quanto aveva di piede Iaquinta? Ma volete la fierezza di Perrotta e la mestizia di Iaquinta? Ma stiamo scherzando, ma che paragone è? Ma non avete? Iaquinta ha buttato 75 aveva di piede. Mezzo campo occupava. Quasi quanto di naso, pensa. Umile, un lavoratore, uno che forte. Lo mettevi stava, giocava pure centravanti, se volevi. E come esterno, no? Centravanti, aveva una grande versatilità. Insomma, no. Sì, ma periodi, dai, uno di cui si parla una settimana sì, 8 no, cioè alla fine. Lo ricorresti? 8 no, ha giocato a Juve, ha giocato a Nazionale, ha vinto il campione del mondo. Pure Mauri ha giocato un sacco di posti e Lippi lo voleva per forza al mondiale, è una sega. Cioè, scusatemi, a un certo punto. Ma non puoi dire una sega. I giocatori Ormentoi si parla 3 mesi e poi non si sentono più. Ma Mauri è forte. Ha segnato col Livorno dopo 8 mesi, cioè col Livorno segno pure io. Ah, Mauri ha incrociato il problema del fuorirosa della Juve, lì ha sbagliato. Ma ti ricorda Llorente, un po' ti ricorda Iaquinta per questo? Un po' sì. Ma dai, ma per favore. Stiamo parlando, ma veramente sono delle categorie di differenza tra giocatori. C'è proprio tipologia di giocatore. Cioè,
copre tante fasce del campo, riesce a impegnare l'attacco in maniera, la difesa in maniera diversa, versatile. Vabbè. Di testa, di piede, insomma, ha fatto tanti gol, non è uno che non ha segnato nella vita. Vai. Quei tipi di giocatori che comunque meglio averceli che non averceli, infatti nella Juve e nella Nazionale Lippi ha fatto il suo, insomma, non è un dimenticato, diciamo, quello di cui possiamo parlare. Abbiamo altri. Comunque, grandissimo Llorente, ma chi è che ci metteva il soldo bucato 12 giornate fa, diciamo così? Adesso sì, alla prova dei fatti. Ma tutti. Beh, rende come? Beh, c'era chi parlava di cessione a gennaio, mi ricordo. Insomma, di Llorente. C'era tutta... Non solo in Italia, se ne parlava, pure in Spagna, con titolate da prima pagina di Marca, sì, tutto sport e tutto deporte. Perché si parla sempre troppo in fretta, perché c'è chi vuole riempire pagine senza ragionare. Cessione a gennaio Llorente, vedete adesso quanto vale. Insomma, se ne dicono troppe di studiare. Il buon Re Leone, va bene ragazzi, io vi do un bacio. Che fai, resti con noi Mario dopo la viabilità? No, io vi devo salutare perché devo andare. Ci vediamo domani. Devo andare alla 7, chi vuole al nostro di Orfi. Dalle 11 mi trovate all'aria che tira per buon quasi 3 ore a chiacchierare di roba politica e poi ci ritroviamo domani in quel di Via Alberese 38. Che bello! Buona giornata! Ciao, buona giornata, Mario, ciao domani, Mario. Buona giornata! Ciao. Aspettando il gol.